Grazie. In effetti il titolo è evocativo e aggiungo solo una parola, ringrazio per le belle parole del professor Avanzi, aggiungo soltanto che è stato per noi quasi naturale, direi, scegliere questi temi, perché la nostra università è un'università plurale, è un'università che i cui componenti dialogano e dal dialogo tra diverse culture nascono queste belle iniziative. E, appunto, si parlerà di diritti, su tematiche molto rilevanti come l'intelligenza artificiale, i diritti, la politica, la filosofia, che cosa ci sta dietro, alcuni concetti, alcune metodologie di studio. Ora vorrei citare, soltanto per farvi capire qual è la tematica che quest'anno è stata centrale, è stata scelta dal Politecnico di Torino, che è Utopie realiste. Utopie realiste, vi leggo un passaggio del professor Juan Carlos Martin, che è l'organizzatore della Biennale, che credo sia significativo. Dice: utopia e realismo sono opposti che si attraggono. Se uno sviluppa l'immaginario, descrivendo ciò che non avviene in nessun luogo, ma che, se avvenisse, renderebbe quel luogo migliore. L'altro prova a progettare quello stesso immaginario alla ricerca di innovazioni e di tecnologie che lo modellino in una forma reale, concreta, e che, facendolo, diventino strumenti per rendere possibile l'impossibile. Perché solo quando la dimensione utopica incontra con pragmatismo la sua progettazione, allora nascono nuove dimensioni di realtà. Ecco, come soltanto Oscar Wilde sa fare, vorrei sintetizzare tutto questo in un aforisma di Oscar Wilde bellissimo, dove dice semplicemente: il progresso è la realizzazione di utopie. Ecco, è questo tentativo noi di proporvi dei temi che vedrete hanno un'aspirazione, dei sogni, ma sono concreti, si possono realizzare, anzi sono stati realizzati. Allora, adesso chiamo il nostro direttore, il professor Guido Lingua, che ci dà il benvenuto. Grazie Guido. Buongiorno, allora il mio compito è sicuramente quello di accogliervi, dando il benvenuto a tutte e a tutti. È un compito che svolgo sempre con piacere, perché mi permette da un lato di mostrarvi i nostri spazi. Questo non è il salotto buono che usiamo quando ci sono gli ospiti o nei giorni di festa, questa è un'aula che viene usata quotidianamente per la didattica e questo è il livello che vi offre il nostro Ateneo. E poi è un piacere perché ci permette di partecipare alla vita sociale del nostro territorio, che è un compito che sentiamo come importantissimo. La Biennale Tecnologia è una iniziativa che si alterna con cadenza biennale, appunto, alla Biennale Democrazia. Due eventi importantissimi che si svolgono a Torino e ora anche qui e a Vercelli, con un'alternanza che sottolinea che i due temi non sono separati. Io credo che l'intervento del professor Barberis permetterà di chiarire molto di questi aspetti. La tecnologia impregna totalmente le nostre vite e ha degli impatti anche delle conseguenze sulla democrazia e sulla società. Mi piace anche moltissimo il titolo che è stato scelto, ovviamente per le ragioni che il professor Marchese ha illustrato, ma anche perché nei circoli culturali c'è in questo periodo un abuso di una parola che è distopia, che è esattamente
il negativo di utopia, un'utopia negativa. È un continuo sentire romanzo distopico, film distopico. Penso che dobbiamo recuperare l'utopia, recuperare il sogno e la voglia di realizzarlo rendendola realistica. E io credo che l'università sia uno dei posti giusti per fare questo, permettendo soprattutto a voi che siete giovani di sognare e di pensare come realizzare questo futuro. Un ringraziamento speciale va al professor Marchese che ha, con la consueta tenacia e precisione, organizzato tutta l'iniziativa localmente, e a tutti quanti un augurio di buona giornata e di buon lavoro. Grazie Guido. Bene, allora entriamo nel vivo. Questo evento è organizzato in tre sezioni sostanzialmente, ma che si intersecano, vedrete, in qualche modo. Allora, la prima sezione riguarda appunto l'intelligenza artificiale di cui vi ho citato, e dell'intelligenza artificiale avremo, intanto chiamo i due relatori, il professor Barberis. Il professor Terenziani, perfetto. Intanto vedete il professor Avanzi, così lo vedete più in grande. Il professor Lingua ed eccolo qui il professor Barberis. Allora, dicevo, la prima sezione avrà sull'intelligenza artificiale avrà due tagli, un po' di due visioni un po' diverse, ma che inevitabilmente si intersecano. Una è una visione dell'uomo, mette al centro l'uomo e cerca di, come dire, di valutare, come già il professor Lingua vi ha detto, quanto è pervasiva e quanto l'intelligenza artificiale e quanto e se in qualche modo influenza e determina in qualche modo anche gli aspetti, diciamo, oltre che filosofici, anche di democrazia. Il titolo dell'intervento del professor Barberis è Verso il postumano? Punto interrogativo. Spunti di riflessione intorno al concetto di progresso. L'altro intervento invece del professor Terenziani riguarderà invece aspetti tecnologici. Il professor Terenziani è un professore di informatica molto esperto già in tempi non sospetti, direi io. Sono più di 20 anni che si occupa di intelligenza artificiale e machine learning. Quando machine learning neanche io sapevo che cosa fosse e ho imparato pian piano attraverso i miei colleghi di informatica. Ritornando al professor Barberis, che adesso ci illustra il suo, come dire, ci dà un'immagine della sua relazione, e vi dico soltanto, per tagliare un po', è un politologo. Il professor Barberis è professore di ordinario di storia del pensiero politico ed è direttore del DICSPES, del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Sociali, Economiche e Sociali, che è l'altro dipartimento del Alessandrino. È autore di numerosi volumi. A me piace ricordare qui che il professor Barberis ha un impegno sociale fortissimo. Noi ci conosciamo per questo, in realtà, da tanto tempo, perché anima, è stato animatore e anima molti eventi culturali insieme all'Associazione Cultura e Sviluppo. Anzi, vi invito a collegarvi al sito dell'Associazione Cultura e Sviluppo, perché ci sono sempre tante belle iniziative, conferenze di personaggi più o meno noti della vita pubblica, della vita sociale, e questo gli fa veramente onore. Giorgio, a te la parola.
Buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia. Devo dire che è un vero piacere essere qui quest'oggi insieme a voi. Ringrazio dell'invito, saluto e ringrazio il Rettore, Professor Avanzi, e sono davvero felice di dirvi che nel nostro Ateneo si lavora bene, e ringrazio il Professor Leonardo Marchese per aver organizzato questo evento, per avermi coinvolto, e mi scuso con voi perché solitamente a me piace interagire con le persone che ho di fronte, coinvolgerle nella discussione, nella riflessione, ma abbiamo dei tempi molto stretti che ci sono stati assegnati proprio per esigenze organizzative e dobbiamo stare rigorosamente nei 20 minuti, per cui contrariamente alle mie abitudini ho preparato un testo scritto che però cercherò appunto di proporvi non in modo monotono, insomma, ma cercherò di porre alcune questioni che spero possano esservi utili e possano essere riprese eventualmente nei vostri approfondimenti successivi. Noi siamo sempre disponibili, come tutte le docenti e i docenti dell'Ateneo, a incontrare gli studenti nelle loro scuole o nelle nostre strutture per cercare di rispondere ai loro bisogni culturali. Allora, procedo rapidamente. Io insegno storia del pensiero politico, teorie politiche della contemporaneità, come vi è stato detto, ma la mia formazione è specificamente filosofica e mi sono in particolare occupato di filosofia politica e di filosofia della storia, dedicando molti anni di studio a quel pensatore straordinario che è Georg Wilhelm Friedrich Hegel e che credo molti di voi conoscano. Occuparsi di filosofia della storia, e da questo inizio sempre con le mie studentesse e i miei studenti, significa semplicemente interrogarsi sul significato di ciò che accade. Sarà capitato a tutti voi, immagino, chiedersi se il corso storico segua una traiettoria precisa, abbia una direzione, uno scopo, e in caso di risposta affermativa, evidentemente, quale sia quella direzione, quale sia quello scopo. Le cose che accadono hanno un senso oppure no? La prendo alla lontana, ma poi alla fine arriviamo all'intelligenza artificiale. Ora, una delle più potenti e coerenti filosofie della storia consiste proprio nell'idea specificamente illuminista di progresso, un'idea che intende la storia come un percorso lineare continuo in cui le acquisizioni si accumulano e concorrono al miglioramento, che si presuppone illimitato, delle condizioni materiali e morali del genere umano. Due sono dunque i suoi presupposti: il carattere cumulativo della conoscenza, per cui ogni generazione prende le mosse dalla precedente e non riparte sempre da capo, se no non ci sarebbe questo avanzamento, e la perfettibilità dell'uomo, che non è né perfetto né imperfetto, perché ciò che è perfetto non può cambiare, ciò che è imperfetto non si può aggiustare, è perfettibile, può migliorare costantemente. Un paradigma interpretativo che è durato a lungo, fino a quando le tragedie novecentesche hanno messo radicalmente in discussione l'idea di un miglioramento continuo dell'esperienza umana. E il postmoderno, nella seconda metà del XX secolo, ha sciolto le grandi narrazioni in un eterno presente, un destino che non ammette alternative, il pensiero unico, e al quale non si può sfuggire. Ora, non ho qui il tempo di approfondire il tema, mi piacerebbe ma non posso, ma dobbiamo piuttosto chiederci se oggi si possa ancora parlare di progresso e in che senso. Questo è il primo tema che pongo alla vostra attenzione. Oggi si può ancora parlare di progresso oppure no? Allora, io penso che sia una parola per certi versi fuori moda, ma che continua a esprimere qualcosa di profondo. Concordando con Aldo Schiavone, uno storico dell'età antica, mi pare di poter affermare con una certa sicurezza che negli ultimi decenni si è verificata una scissione, una separazione tuttora in atto, tra tecnica e razionalità civile e politica. La nostra cultura e le nostre istituzioni non riescono a stare al passo della velocità e dell'intensità dell'avanzamento scientifico-tecnologico. La potenza della tecnica travolge inesorabilmente la forma sociale e politica che l'ha prodotta. E quindi vi presento subito quella che mi pare essere la questione principale. Siamo di fronte a un'accelerazione del progresso scientifico che si riassume nel concetto di intelligenza artificiale, del machine learning,
nell'ibridazione uomo-macchina, nel compimento di quella terza rivoluzione industriale che magari avete già studiato a lezione, no? Che dagli anni 70 del Novecento giunge fino a noi, determinando cambiamenti economici e sociali senza precedenti. Ma chi controlla questo processo? Chi pone limiti e regole? Nel momento in cui le macchine e gli algoritmi sono in grado di autoprogrammarsi e autocontrollarsi, chi può garantire il controllo, la guida di ciò che è umano? Lo può fare la scienza autoregolandosi? Lo fa l'economia finalizzando ogni innovazione alla massimizzazione del profitto, ed è ciò che sta accadendo oggi? O forse lo dovrebbe fare la politica, vale a dire tutte e tutti noi? Ciò che oggi sembra mancare è precisamente una corretta relazione tra potenza tecnica e controllo politico, cioè pubblico, della comunità nel suo insieme, tra capacità trasformatrice e controllo razionale eticamente orientato. Ora abbiamo di fronte criticità colossali, abbiamo di fronte degli abissi di disparità, dei vortici di disuguaglianza prodotti dall'ordine liberale, che è un pensiero economico povero e ripetitivo. Non lo dico io, ma sono parole di Papa Francesco nella Laudato Si, nella Fratelli Tutti. Nel momento in cui cade il muro di Berlino nel 1989, qualcuno, Fukuyama ad esempio, ha detto: la storia è finita, abbiamo raggiunto il meglio possibile, il liberal capitalismo segna la fine il punto di arrivo dell'umanità. Ma di fatto quel sistema politico-economico che chiamo ordine liberale non ha saputo mantenere le sue promesse. Pace, progresso, appunto, sicurezza, benessere diffuso. Guardiamoci intorno, a partire dalla parola pace. Ed è precipitato in una crisi profonda, trascinando con sé anche la politica e tutti gli ambiti fondamentali della vita sociale, che sono alle prese con una transizione che sembra non avere fine tra un non più e un non ancora, sospeso tra due mondi diversissimi, quello di ieri, che ormai è andato in pezzi, e quello di domani pieno di incognite e di zone d'ombra. Ora, potremmo, e sarebbe utile farlo, anche per avvicinarvi all'esame, alla maturità, chi di voi si dovrà impegnare in questo, potremmo parlare del passaggio dal fordismo al post-fordismo, della flessibilità e della precarietà che caratterizzano in maniera crescente il mercato del lavoro, con cui tutte e tutti voi dovrete confrontarvi, insomma, dell'incertezza e della perdita di punti di riferimento consolidati. Ma invece preferisco focalizzare l'attenzione brevemente sulla sfera politica, che è il mio campo di ricerca specifico, in chiave storica, no? La politica non è più il luogo della decisione sovrana, è vieppiù marginale e subalterna all'ambito economico. A determinare le sorti collettive sono le scelte di agenzie transnazionali sottratte al controllo democratico, di tecnocrazie non elettive, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, e delle grandi corporations. La sensazione diffusa che abbiamo tutte e tutti, per lo più, è quella di una mediocrità complessiva della leadership politica ad ogni livello, no? Dal globale al locale. Ma il problema è strutturale, non è dovuto tanto alle persone, ai singoli individui che ricoprono ruoli di responsabilità, quanto piuttosto all'impossibilità di gestire e controllare quei flussi di merci e capitali, di persone e soprattutto di informazioni e di dati, ecco i dati che poi a breve riprenderò, che connotano il travolgente processo di globalizzazione sviluppatosi dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi, il quale ha eroso via via sovranità e prerogativa agli Stati nazionali. Le tradizionali forme dell'agire politico, a cominciare dai partiti, attraversano una crisi profondissima e più in generale si assiste all'obsolescenza delle categorie politiche del Novecento. Nell'epoca delle larghe intese e dei governi tecnici si va riducendo lo spazio per la dialettica tra destra e sinistra, ossia tra opzioni realmente alternative della gestione della res pubblica. Le cose da fare sembrano chiare, valgono per tutti, vincolano ogni governo possibile, escludono autonomia decisionale e sottraggono di fatto il potere al popolo. E perché bisognerebbe andare a votare se è già tutto deciso? Che cosa resta alla politica in un simile scenario? La parte simbolica, le ambizioni personali, ma nessuna capacità di incidere sulla struttura economica e sociale.
Si spiega anche così, oltre che per le conseguenze della crisi economica e l'impoverimento dei ceti medi, la reazione populista e sovranista che ha conosciuto in anni recenti una diffusione e una crescita impetuosa in moltissimi luoghi, anche assai diversi l'uno dall'altro. Certo, non è una soluzione praticabile a parer mio, perché non può pare effettivamente inverosimile ipotizzare un semplice ritorno al passato, al mondo di prima, agli stati sovrani liberi di gestire in autonomia la propria politica e soprattutto la propria economia, anche schiacciando all'occorrenza i popoli più deboli. Troppo profonda è l'interdipendenza globale e troppo avanzata la rivoluzione tecnologica. Però non può funzionare neppure quel modello unidimensionale che omologa e conforma il pensiero, i costumi, i consumi. Il brand, McDonald's, tutti a bere Coca-Cola, tutti a vestirsi allo stesso modo, tutto conforme. È un modello che non può funzionare. Occorrerebbe invece che la politica ritrovasse il proprio ruolo, rispondendo con mezzi adeguati e con un'estensione congrua allo strapotere del capitalismo finanziario. E occorrerebbe soprattutto dedicare tempo, risorse e intelligenza a costruire un altro mondo possibile, a individuare e tracciare alternative credibili, concrete, efficaci, per dare respiro e forma all'idea di una società armonica, giusta e solidale. Il mondo va ripensato a partire dalle sue stesse fondamenta, prendendo atto che il modello politico-economico ancora egemone ha mostrato la propria insufficienza. Quello che io chiamo, non solo io, padre Balducci lo faceva, il monologo dell'Occidente, sembra essere vicino al suo epilogo. Pensiamo agli attentati dell'11 settembre del 2001, al terrorismo globale, all'emergere di nuove egemonie, la Cina di Xi Jinping per esempio, alle fragilità delle democrazie occidentali, all'eterno ritorno della guerra. Pensiamo alla crisi economica del 2007-2008, annescata dai mutui subprime, che, alla finanziarizzazione, che è capace di aumentare la ricchezza complessiva, ma la concentra in pochissime mani, a un sistema di sviluppo sempre più iniquo e insostenibile, come palesano le drammatiche crisi ecologiche che dobbiamo affrontare con urgenza. Allora, ed eccoci al punto che interessa più direttamente il tema di oggi, sistemi politici deboli e incoerenti e sistemi economici che sono instabili e squilibrati, in che modo possono fronteggiare le problematiche immani che attraversano il nostro tempo inquieto? A partire proprio dall'impatto impressionante della rivoluzione digitale, dalla vorticosa innovazione tecnologica, dall'intelligenza artificiale, dalla glorificazione dell'algoritmo, dalla religione dei dati, diventa addirittura c'è addirittura in corso una superfetazione religiosa dell'utilizzo dei dati, si chiama datismo, dai processi di ibridazione uomo-macchina, dal concetto sempre più concreto di post-umano. Ecco il punto, il post-umano. C'è un limite in questo processo? Chi lo stabilisce? Con quali criteri? Questo è solo una parte del problema, perché poi c'è anche una tensione continua e crescente tra libertà e sicurezza. Ci sono dispositivi di sorveglianza e profilazione sempre più precisi e capillari. Pensiamo alle fake news, poi. Pensiamo alle difficoltà di discernere il vero dal falso nell'epoca della post-verità, allo strapotere dei social media e del conformismo dilagante. Sto facendo tutto un elenco di problemi che dovrebbero essere sviscerati uno a uno, e non abbiamo ovviamente il tempo di farlo, potremmo parlare per un giorno intero di queste questioni. Io le pongo semplicemente in successione. Pensiamo alla tensione tra diritti universali e rinnovati bisogni identitari, ai processi migratori fuori controllo e troppo spesso arginati con disumanità, alle questioni poste dalla società multiculturale. Bene, allora, in uno scenario così, un po' cupo, come quello che ho descritto, è lo stesso concetto di umano, di ciò che è umano, ad essere messo in questione radicalmente, cioè alla radice, nella sua definizione ontologica, nella sua essenza. Ora, dovendo parlare di postumano, mi sono chiesto da dove parto, e l'avrei chiesto a voi, a tutti e a tutti voi, vi chiedono di ragionare sul postumano, da dove prendereste le mosse? Dal mio punto di vista la cosa più razionale da fare è partire da definire ciò che è umano. Cos'è che fa sì che l'uomo sia tale?
Allora, quali sono le caratteristiche specifiche dell'humanitas? Non è un concetto che abbiamo da sempre, è un concetto che si viene a formare in epoca romana dal secondo secolo avanti Cristo fino a noi. Che cosa caratterizza l'essenza umana? Secondo il mio amico e maestro Marco Revelli sono due gli aspetti peculiari dell'umano: la filantropia, ossia la benevolenza verso il prossimo, la comunanza consapevole, il riconoscimento dell'identità di specie, un atteggiamento di istintiva attenzione nei confronti di chi si riconosce proprio simile, che non mi è indifferente, me ne curo, me ne occupo, e la paideia, sono due parole greche, abbiate pazienza, ma il greco ha ancora una sua importanza, filantropia e paideia, ossia l'educazione, il patrimonio culturale che si trasmette di generazione in generazione e fa sì che non dobbiamo ripartire sempre da capo, come dicevo. Beh, oggi questa definizione subisce una doppia frattura, un doppio attacco, la irruzione dell'inumano e l'emergere del postumano. Sull'inumano mi soffermo pochissimo, tutti sappiamo che cosa significa, diciamo che i genocidi razionalmente programmati nel Novecento hanno infranto l'idea di universalità che la comune definizione di umanità presupponeva. Con Auschwitz, con la bomba atomica, si ha una rottura irreparabile del meccanismo del riconoscimento all'interno del genere umano, una forma di nichilismo compiuto con la metamorfosi in demoni di gente normale, estranea a tutto ciò che non è il proprio interesse materiale e che riduce letteralmente a nulla altri uomini. Ma un discorso simile può valere anche per l'indifferenza all'estraneità egoistica ed egocentrica dell'uomo metropolitano di oggi, che non è più parte integrante di una società, la quale per l'ortodossia neoliberale semplicemente non esiste, esistono solo gli individui, e un uomo ridotto a mero soggetto economico nel trionfo della finanziarizzazione, come dicevo, e dell'individualismo atomistico ed assoluto, esasperato dall'impatto sulla condizione umana della rivoluzione tecnologica. Un potente mix di virtualità e di accelerazione che rende presente l'assente, cioè ci avvicina a ciò che è lontano, ma rende anche assente il presente, cioè cancella ciò che è vicino, ciò che è prossimo. Un sovraccarico di stimoli che rischia di azzerare le emozioni in un mondo inerte di avatar indifferenti all'altro. Il potere impersonale del disumano si fa strada sui social, basti pensare alle orrende reazioni in rete alle tragedie dei migranti nel Mar Mediterraneo, no? Quelle cose irripetibili che leggiamo tutte e tutti, e si amplifica nella società del rischio e dell'incertezza, nella quale ognuno pensa solo a salvare se stesso con buona pace per i sommersi che non trovano un riparo sicuro. A estinguersi sembra essere la compassione. Cos'è la compassione? L'empatia, la capacità di sentire con gli altri, di condividere le emozioni, di avere un progetto comune. Oggi l'eccesso di umanità può addirittura diventare un crimine e salvare vite un reato. Ma questa, come ricordavo poco fa, è una caratteristica essenziale alla definizione dell'umano, è un elemento irrinunciabile, il cui vacillare ci porta alle soglie di una questione teorica delicatissima che ha ricadute pratiche della massima urgenza e fra poco sentiremo anche dagli altri relatori cosa questo significa. Da tempo la cittadella dell'umano è assediata e l'immagine dell'antropos, dell'uomo nella sua assoluta unicità, come essere separato e diverso da tutto ciò che lo circonda, è messa in discussione lungo più direttrici d'attacco. L'eccezionalismo, ovvero la rappresentazione teologica e filosofica dell'homo sapiens come unicum irriducibile al resto, vacilla e tende a sgretolarsi. I confini dell'umano vengono violati da continue incursioni. Mai come ora risulta difficile tracciare una netta linea di separazione tra uomini e macchine, tra l'umano e l'artificiale, da una parte, e dall'altra parte tra l'umano e l'animale. Gli strumenti di assedio, qui esco un po' dal mio campo, si chiamano biotecnologie, neuroscienze, machine learning, ingegneria genetica, cyborg, da un lato, e dall'altro lato, rapporto umano-animale o natura, etologia cognitiva, zoosemiotica, biosociologia, animal thinking, neurobiologia, fitoecologia, tutte nuove frontiere del sapere, nuove sino a un certo punto. L'anima intellettuale, razionale, pensante e parlante non è più una prerogativa esclusivamente umana. L'algoritmo, come scrive Nello Cristianini nel sottotitolo del suo bel libro Machina Sapiens, ci ha rubato il segreto della conoscenza.
Lo scenario più imprevedibile e inquietante è quello aperto dalle frontiere del machine learning, che sfonda il confine tra uomo e cosa e può rovesciare le gerarchie, come nelle più riuscite distopie, per richiamare la parola evocata dal collega Guido Lingua, che pure ringrazio per l'ospitalità, non l'ho fatto prima, di quel genio della letteratura novecentesca che è Philip Dick e che spero conosciate, i miei studenti di solito non lo conoscono. È un grande autore dai cui racconti di fantascienza, dai cui racconti sono stati tratti capolavori come Blade Runner, come The Truman Show, per farvi degli esempi. Sono questioni veramente rilevanti, macchine pensanti guidate da algoritmi intelligenti in grado di progettare in autonomia altre macchine e altri algoritmi sempre più efficaci, rischiano di rendere davvero, come scriveva Gunther Anders nel 1956, l'uomo antiquato. Sembra che facciano per conto loro, e questo è uno scenario apocalittico, ma su cui occorre ragionare. Oggi l'intelligenza artificiale è pur sempre espressione di programmi immaginati e costruiti dalla mente umana, oggi, no? Ma sarà sempre così? Ora, è vero che, scusate, questo è un po' un filosofismo, ma è rilevante, è vero che il cogito, cioè il pensiero che pensa a se stesso mentre pensa, non è la ratio calcolante, no? È lo stupore, è la prima molla del filosofare, insieme all'empatia possono ancora salvare la differenza umana. E tuttavia il cervello, che cos'è? Il cervello è una macchina biologica, ma pur sempre una macchina, ove le reti neuronali sono il luogo specifico, necessario e sufficiente del pensiero. La mente, lo spirito, è semplicemente ciò che fa il cervello. E se è così, che cosa impedisce di immaginare di poter creare una mente ricostruendo un cervello con la medesima struttura di quello umano? Cioè di fabbricarci un omologo indistinguibile da noi? Siamo quindi di fronte a un'ambizione trasformativa e non più solo riparatrice della scienza medica, con molti modelli virtuosi, e credo che poi le sentiremo alcuni di questi modelli virtuosi dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina, ma anche con casi assai inquietanti, come ad esempio, e questo è il mio bersaglio polemico preferito, lui non lo sa, ma lo è, lo cito sempre, con il progetto Neuralink di Elon Musk, che prevede la creazione di una nuova brain computer interface, una interfaccia tra il computer e il cervello, dalle potenzialità infinite, un chip per il nostro cervello e un cloud per il nostro pensiero. Questo mi pare un esempio, basta anche inquadrare il personaggio, di superomismo tecnologico, di delirio di onnipotenza transumanistica. È questa la soluzione, e mi avvio appunto a concludere con queste domande, è questa la soluzione? È questo il nostro inevitabile destino? Io non credo e soprattutto non voglio che sia questo l'esito della nostra evoluzione, non penso di essere il solo, ma è anche in occasioni come queste che lo possiamo verificare. Dobbiamo invece lavorare insieme per un postumano positivo, aperto alla condivisione dello spazio mondo, alla responsabilità orizzontale, orientato quindi a ricollocare l'uomo nel suo naturale contesto, anziché condannarlo a una perenne guerra col mondo nel tentativo di possederlo. Dobbiamo trovare una via di uscita al meccanismo ferocemente antropocentrico, dominato da un principio di razionalità strumentale che pone l'uomo sempre al centro di tutto. Un uomo che misura, che calcola, che classifica, utilizza e se necessario distrugge. E dobbiamo porre un argine alla potenza della tecnica che, se ci pensate, ormai media la quasi totalità delle relazioni umane. Non riusciremo più a farne meno. Pensateci, cioè, può essere una nuova forma di schiavitù. Un punto di riferimento può e anzi deve essere, la seconda volta che lo cito e mi fa un po' impressione perché io sono rigorosamente laico, ma la rivoluzionaria enciclica Laudato Si di Papa Francesco, dedicata alla nostra casa comune, quando dice che giustamente che niente di questo mondo ci deve risultare indifferente. L'uomo deve tornare nel suo giusto posto, periferico e paritario, in un mondo che è chiamato a coabitare anziché a possedere. Ed ecco appunto il momento conclusivo del mio ragionamento. La potenza della tecnica non si può più comprimere, né tantomeno reprimere, ma si può, forse, e anzi si deve, riequilibrare, controllare, guidare politicamente verso paradigmi socio-economici alternativi. Un nuovo pensiero che è sempre e comunque critico,
capace cioè di mettere in discussione ogni cosa, e questo è l'appello che io rivolgo a voi, a tutte e tutti voi, di esercitare sempre il pensiero critico, di mettere in discussione ogni cosa, e una nuova politica realmente democratica e partecipata per riconquistare un nuovo futuro, con un pieno ritorno in campo dell'idea di progresso da cui siamo partiti, verso una nuova teoria dell'umano che ha integrato armonicamente, e questo è l'avverbio essenziale, la tecnica dentro di sé. Questa è la mia utopia realistica, questa è l'utopia realista con cui concludo questa breve riflessione, ringraziandovi per l'attenzione e augurando a tutte e a tutti noi un futuro meno cupo. Grazie. Grazie al professor Barberis, grazie Giorgio di questa introduzione naturalmente piena di stimoli per i quali naturalmente è opportuno riflettere. Adesso passiamo a un intervento più tecnico che sarà tenuto dal professor Paolo Terenziani, di cui ho già presentato, un professore di informatica di questo dipartimento, del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, tecnologie avanzate. un remind. Non sei più direttore, ti ha cambiato. Sì. È perché ero direttore di 11 anni fa di quel dipartimento. Va bene, a parte questo piccolo separietto. Allora, vi dicevo, è un docente che si è occupato molto di intelligenza artificiale, machine learning, degli algoritmi per mettere a punto metodologie che ci aiutano in determinate applicazioni. Quelle su cui si è specializzato il professor Terenziani è l'informatica medica, diciamo, le applicate alla medicina. E questo mi dà lo spunto per dire che il nostro dipartimento ha attivato collaborazioni molto strette con l'azienda ospedaliera universitaria e tra queste collaborazioni c'è appunto un laboratorio integrato di intelligenza integrato tra i due enti, l'università e l'azienda ospedaliera universitaria, e questo, di questo laboratorio il professor Terenziani è il responsabile. Tutto l'evento, questo evento della Biennale, è proprio stato organizzato ed è stato reso possibile proprio grazie alla collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria e con, come vedrete fra poco, anche con il conservatorio, che ringrazio, ci saranno un bel intervento sulla musicoterapia. Bene, allora il professor Terenziani ci illustra la parte più tecnologica. Grazie mille al professor Marchese, al direttore e al rettore per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi e di parlarvi. Premetto che per me è veramente un grandissimo piacere essere qui oggi a presentare quelle che sono le applicazioni di successo e anche le prospettive dell'intelligenza artificiale in medicina, perché è un pochettino la mia vita. Sono più di 30 anni che io lavoro in questo ambito. Adesso sembra che l'intelligenza artificiale sia una novità, è nata 50 anni fa. Io sono relativamente giovane rispetto ai 50 anni, ma 30 anni di esperienza ci sono. Cos'è l'intelligenza artificiale? Ovviamente non lo posso definire qua, ma diciamo in prima approssimazione potremmo dire che è la capacità di una macchina
di ragionare, di apprendere, di risolvere problemi proprio come farebbero le menti umane. Ora, questa capacità diventa sempre più importante e sempre più cruciale in tanti ambiti, uno dei quali è l'ambito medico, perché per mille motivi, ma il primo e più evidente dei quali è il fatto che a questo punto c'è a disposizione una quantità incredibile di dati e di conoscenza in questo ambito e quindi occorrono capacità ampie per poter gestire, poter interpretare questi dati e per poterli utilizzare al meglio per finalità che adesso poi vedremo. Dico solo che tutto questo ormai è chiaramente di evidente supporto ai medici e alla medicina, e tanto per fare un esempio, parliamo degli Stati Uniti, la Food and Drug Association ha approvato più di 500 applicazioni di intelligenza artificiale in medicina, questo per dare un'idea dell'impatto attuale di questo fenomeno. Campi di successo, ce ne sono tantissimi, comincio solo a accennarvene alcuni. Quello forse più evidente, quello più famoso è il campo diagnostico. Se noi andiamo ad addestrare algoritmi di intelligenza artificiale, ad interpretare immagini come radiografie, ecografie, TAC, elettrocardiogrammi e così via, poi dopo questi algoritmi possono identificare con un buon grado di affidabilità e di precisione tante tipologie di patologie tumorali, cardiovascolari, respiratorie, dermatologiche e tante altre. Si può fare addirittura di più, si può anche fare della predizione, andare a predire il rischio che insorga una certa malattia in un certo paziente. Per esempio, nell'ambito, se noi diamo algoritmi opportunamente addestrati, elettrocardiogrammi e storia clinica di un paziente, questo può predire il suo rischio di alcuni problemi cardiovascolari, tipo per esempio la fibrillazione atriale. Un altro ambito, forse meno noto ma molto importante, è lo screening di molecole. Pensate quante possibili nuove molecole possono essere prodotte in ambito chimico per aiutare, chimico-farmacologico. Dato questo mare di possibilità, andare a selezionare a priori quelle che hanno più probabilità di avere successo è ovviamente un contributo molto molto importante. Ce ne sono tantissime di applicazioni, ovviamente non voglio far leggere questa slide, ma Nature è una delle riviste più famose, più importanti in ambito scientifico, e si sono presi la briga di andare a dire quelli che sono gli ambiti in cui si prevede o c'è già un grossissimo impatto dell'intelligenza artificiale, e sono tantissimi. Continuerò con degli esempi, ma con esempi più locali, perché la buona notizia che spero, cioè, che vi posso dare, è che in tutto questo processo di innovamento così bello, così importante, noi intendo Università del Piemonte Orientale, intendo Alessandria, intendo Ospedale di Alessandria, siamo all'avanguardia, siamo fra i protagonisti di questa cosa e ve lo dimostrerò con degli esempi. E credo sia bello per l'appunto avere esempi locali, non solo generali. Non mi dilungo su questo, ma la nostra università ci ha visto molto lungo da questo punto di vista. Guardate quanti centri interdipartimentali o di vario genere sono stati fondati che proprio vanno ad agire in questo settore. Voglio solo evidenziare l'ultimo, non perché sono il responsabile, ma perché è proprio qua ad Alessandria, abbiamo un laboratorio integrato di intelligenza artificiale in medicina con l'ospedale di Alessandria, che i risultati di cui vi parlerò sono appunto risultati conseguiti in questo laboratorio integrato. Ho preso solo tre o quattro esempi, quelli che ritengo più significativi.
tutti sappiamo, sapete l'impatto purtroppo che ha avuto il Covid sulla realtà. Noi abbiamo fatto uno studio su dati di più di 800 pazienti, andando a considerare i dati, esclusivamente i dati che sono stati reperiti all'atto della registrazione e del ricovero al pronto soccorso. Quindi i dati immediati, e semplicemente utilizzando questi dati immediati mediante meccanismi e modelli di machine learning siamo riusciti a predire classi di rischio per i futuri pazienti. Quindi senza bisogno di aspettare poi esami successivi, pensate quanto possa essere importante e critico il tempo in questo ambito. Subito si può già avere una buona predizione delle classi di rischio. E tra l'altro siamo andati oltre, perché spesso uno dei difetti di approcci di intelligenza artificiale è essere quello che si dice black box, ti do la soluzione ma non sai perché. Abbiamo anche individuato delle regole che poi sono state validate dai medici per andare a predire queste classi di rischio. Regole peraltro abbastanza facili, sicuramente per un medico, non dico per un non esperto. Nell'ambito, per esempio, del Covid, o come in tanti altri ambiti, l'obiettivo è di andare a estrarre della conoscenza dai dati. Però nell'ambito medico è chiaro che c'è una quantità enorme, parliamo della medicina a radici molto molto profonde, di conoscenza già nota, già esplicita. Ora, allo stato attuale, una buona fetta di questa conoscenza è codificata in quello che vengono dette le linee guida cliniche. In pratica, una linea guida clinica è una summa che un comitato di esperti, di solito internazionale, fa di tutto lo scibile relativamente al come si va a trattare un paziente affetto da una certa malattia. Considerando proprio tutto, considerando tutti i clinical trials che sono stati pubblicati e così via. Quindi sono i migliori profili di cura per gestire un paziente del quale è nota la malattia. Ora, questa ovviamente è una cosa fantastica, però poi dal punto di vista pratico il problema è che queste linee guida, e ce ne sono migliaia, non è che non ce ne siano, sono cose di quel genere, sono libri di centinaia di pagine di raccomandazioni. Ora, ottimo, ma poi dal punto di vista pratico, nel momento in cui un medico si ritrova davanti un paziente e ovviamente non può sapere a memoria chissà quanti libroni come quello, come può usufruire di questa conoscenza? Come fa a prendere da quel librone la raccomandazione che è quella più adatta per il suo paziente in quel momento? Scusate, i medici presenti mi scusino, ma credo che questa sia la situazione. Ora, l'intelligenza artificiale può fare molto, noi stiamo facendo molto anche in questo ambito. In particolare, molto semplificando le cose perché sono un po' più ricche di così, però abbiamo sviluppato anzitutto un meccanismo che supporta l'acquisizione di queste linee guida in un formato interno al computer, un formato informatizzato. Lavoro che poi bisogna fare utilizzando gli esperti informatici e gli esperti medici che devono cooperare in questo trasferimento. E quindi in un qualche modo la linea guida, beh, voi studiate, forse è la cosa più semplice che mi viene da dirvi, pensate a una mappa concettuale. Io vi trasformo, in questo modo la linea guida viene trasformata in una specie di mappa concettuale con dei profili di trattamento. E questo è il primo passo. Il secondo passo, ancora più importante, sono algoritmi di nuovo di intelligenza artificiale che permettono l'applicazione al paziente di queste linee guida per supporto alla decisione medica. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che questi algoritmi anzitutto permettono di combinare
quello che c'è nella linea guida, che è in astratto per tutti i pazienti, con i dati dello specifico paziente. E facendone la combinazione vanno a delineare in tutta questa mappa concettuale, in tutta questa linea guida, solo il cammino che è importante fare, che è specifico, è il più adatto, scusate, per lo specifico paziente di cui abbiamo i dati. E questo ovviamente è un grosso supporto alla decisione del medico, il quale ha comunque piena autonomia decisionale, ma sa cosa la linea guida mondiale suggerirebbe di fare su quel paziente. Quindi gli forniamo questa conoscenza in più, lasciandolo ovviamente e giustamente completamente libero nella sua autonomia decisionale, supporto alla decisione. Poi abbiamo sviluppato delle app, magari meno ambiziose del progetto precedente, ma comunque utilissime. Questa un'app in particolare, semplicemente, che rileva tramite, ovviamente, stiamo parlando di sistemi che usufruiscono di device che uno può mettere, può indossare. Tramite i dati ricevuti si può rilevare, per esempio, le cadute e andarla a comunicare immediatamente al caregiver. È ancora più importante geolocalizzarle, il che significa far arrivare un po' prima i soccorsi. Di nuovo, nel caso di cadute, il quanto in fretta arrivano i soccorsi può anche essere veramente cruciale per il paziente. Questo in realtà è relativamente semplice, ma poi si diventa sempre più ambiziosi e allora l'obiettivo è diventato non solo segnalarle, ma cercare in un qualche modo di prevenirle. E si può provare a fare, supportare anche in questo ambito. Ci sono dei device indossabili che permettono con una buona approssimazione di andare a misurare i movimenti e anche con una buona frequenza, 25 misurazioni al secondo. Tra parentesi dico solo che questo è chiaramente un esempio di big data, perché se pensate 25 misurazioni ogni secondo per ogni paziente, pensate quanto crescono questi dati e quindi la necessità di algoritmi opportuni per. Ora, sulla base di questa informazione, anzitutto è possibile fare un'analisi della camminata. Quella di sinistra è una camminata regolare e la camminata regolare è contraddistinta da dei picchi che sono i momenti di appoggio o di sospensione e che sono molto chiari. Nel momento in cui uno deambula, non ha più una buona camminata regolare, questi picchi in pratica vengono a mancare. Vedete che è molto più confusa la figura di sinistra. Ora, tutta questa informazione elaborate con meccanismi, specificamente in questo caso si parla di deep learning, possono andare a dare aiuti significativi per la previsione di cadute. Andare a dare cose di questo genere, dati le misurazioni che abbiamo fatto su una certa persona nell'ultima settimana e dato come sta deambulando adesso, c'è una probabilità abbastanza alta che questo possa accadere a breve termine. Ora, questo ovviamente può avere tante implicazioni. Nello specifico abbiamo lavorato su pazienti affetti da Parkinson. In quel caso ci sono dei farmaci specifici che migliorano la deambulazione, la motilità in generale, ma sono farmaci da dosare con molta molta attenzione, perché se non ben dosati possono dare addirittura l'effetto contrario. Quindi andarli a somministrare solo nei momenti opportuni è critico e quindi fare questo genere di previsione diventa veramente molto molto utile. E questi sono solo alcuni esempi, ce ne sono tanti, questi mi sembravano quelli forse dare uno spettro abbastanza ampio di possibilità. Un'altra cosa però che vorrei sottolineare, che spero vi interessi perché voi siete anche i nostri potenziali clienti futuri, è che siamo all'avanguardia in questo ambito, anche nel campo della didattica.
Abbiamo dall'anno scorso un nuovo corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale e innovazione digitale. Ha quattro indirizzi diversi, vi menziono solo i due che sono più di interesse in questa particolare giornata. Un indirizzo tecnologico informatico, il che vuol dire diventare voi i protagonisti di queste cose, perché a questo punto sareste voi a fare gli algoritmi che poi riescono ad aiutare il medico. Un indirizzo biomedicale, che è invece un indirizzo un pochettino più ibrido, nel quale si vanno a coniugare sia conoscenze mediche che conoscenze informatiche per andare in un qualche modo a implementare effettivamente queste tecniche nella realtà medica. Volevo ancora velocemente commentare quelli che sono un pochettino i timori, le criticità e le prospettive dell'intelligenza artificiale in medicina. Prima di tutto volevo, credo di averlo già fatto, ma voglio ribadire, l'intelligenza artificiale non vuole sostituire il medico, ma vuole supportarlo. Addirittura questo ambito dell'intelligenza artificiale si chiama Clinical Decision Support. C'è già nel titolo, supporto al medico. Credo che il caso tutti i casi che ho mostrato sono evidentemente supporto al medico e gli lasciano comunque piena autonomia decisionale. Con questo non vuol dire che non ci siano dei problemi o delle criticità per l'intelligenza artificiale, ma sono altre. Per esempio, forse il più importante, e che è giusto che voi sappiate, è il problema dei bias, che è un problema che non è solo nell'ambito medico, c'è dappertutto e rischia di condizionare in negativo molto il futuro. Un algoritmo di intelligenza artificiale in un qualche modo trae le conseguenze dai dati che gli sono dati. Se i dati sono tali da rappresentare bene la popolazione, allora i risultati dell'intelligenza artificiale saranno, diciamo, molto utili e tutti ne potranno usufruire. Ma se una qualche classe è sottorappresentata, per quella classe non ci sarà una risposta corretta dell'algoritmo di intelligenza artificiale. Questo sì che è un problema sul quale veramente riflettere e lavorare. Di per sé la metodologia è ottima, ma bisogna dargli dei dati opportuni. Ci sono tante criticità che però ultimamente si stanno addirittura trasformando in prospettive positive. Dal punto di vista nostro, tecnologico e informatico, un aspetto cruciale è poter standardizzare i dati in modo da renderli interoperabili. L'ideale, ma siamo ancora lontani da quello, sarebbe di avere una banca dati e una banca di conoscenza unica per tutto il mondo e tutti ne possono usufruire. Ma siamo veramente molto lontani da quello. E il problema in realtà non è solo tecnologico, in questo caso è anche politico, eccetera. Però è un grosso problema. È chiaro, ne ha parlato il relatore precedente, che occorrono degli adeguati strumenti di regolamentazione. Devo dire però che sia in ambito europeo che in ambito americano ci si sta muovendo moltissimo in questo settore, almeno nell'ambito medico l'intelligenza artificiale è ben regolamentata o comunque è in atto un processo per farlo. Purtroppo, per fortuna, non lo so, ma per introdurre veramente qualche cosa nella nostra quotidianità l'aspetto economico non può essere trascurato. Ma ci sono dei modelli economici e alcune sperimentazioni che dimostrano che si può anche in un qualche modo virtuosamente dal punto di vista economico introdurre questi nuovi modelli. Last but not least, ovviamente il piano politico, che alla fine è il piano. E l'aspetto decisionale, bisogna avere anche una volontà politica di introdurre veramente, seriamente questi strumenti. Volevo solo citare in questo contesto l'High Tech Act
americano, perché è stata un'iniziativa politica fortissima che ha dato un impulso incredibile a tutto questo. In particolare, moltissimi di questi strumenti o simili sono effettivamente in uso negli ospedali americani, e questo è nato da iniziative politiche di questo genere. Le prospettive direi che sono comunque sicuramente ottime, e nascono anche dal fatto che, per esempio, è ormai per voi giovani sicuramente è completamente normale utilizzare le app, non dobbiamo certo essere noi a dirvi, possono essere utili, utilizzateli. Dal punto di vista medico, il fatto che ci siano sempre più dati di sensoristica, sempre più dati personali, non può che essere un vantaggio se possiamo analizzarli con questo genere di strumenti. La disponibilità di dati omici, genomica, proteomica e così via, rende tutta questo ambito personalizzabile. Si può andare a profilare un trattamento del paziente che è basato proprio sui suoi dati omici e proteomici. Quindi diciamo, le prospettive sono sicuramente ottime. Volevo solo concludere lasciando alcuni messaggi. Il primo, credo di averlo già detto fin troppo, ma ci tengo molto: non abbiate paura, non vogliamo sostituire i medici, vogliamo aiutarli. E li aiutiamo effettivamente. Il secondo, scusate ma lo enfatizzo, gioco in casa, siamo all'avanguardia in questa cosa. Proprio qua, all'Università del Piemonte Orientale, proprio ad Alessandria. E secondo me, per tutti i fattori che vi ho detto prima, c'è un contesto molto favorevole per un salto di livello. Per il momento tutto quello che vi ho raccontato è sicuramente molto utile, ma non è sistematico. Sarebbe veramente bello arrivare al livello in cui tutti questi strumenti e altri che costruiremo in futuro entrano nel nostro sistema sanità. Anzi, scusate, sistema salute, perché ve ne ho parlato poco, ma molto di questo è anche prevenzione. Quindi proprio sistema salute in generale. È chiaro che questo vuol dire affrontare tutti quei problemi, anche economici, politici, di regolamentazione, visto prima, ma anche e soprattutto veramente promuovere una cultura dell'intelligenza artificiale a tutti i livelli. Fra tutti, prima di tutto a voi, siete i giovani, siete voi che dovete portare una corretta cultura di questo genere, ma poi veramente a tutti i livelli, ultimo, ma non ultimo, quello politico, perché poi è lì che si vanno a decidere molte cose. Quello che volevo dirvi è che tutti possono contribuire a questo, non è una cosa solo dell'università, del professore universitario. Banalmente, per esempio, nel momento in cui avete a che fare con i medici per una qualche malattia, eccetera, se vi viene chiesto il consenso dei dati, per dare i dati, i dati, se li date, servono a questo. E se non li date, no. Quindi quello è già un contributo che voi potete dare a tutto questo ambito. E poi io spero veramente di avere almeno in qualcuno dato l'ispirazione che questa è un'area molto bella, molto importante, di sicuro impatto sociale, umanitario, eccetera. Noi vi forniamo la possibilità di esserne protagonisti venendo all'università da noi. Scusate, ma questo genere di pubblicità mi sento di farla tranquillamente e serenamente. Grazie professor Terenziani. Paolo, di questa breve carrellata di tante attività che il nostro Ateneo fa in questo settore. Ora, se c'è qualche curiosità, possiamo spendere qualche minuto adesso o qualche commento
Io sono sicuro che il nostro magnifico rettore freme da commentare questa perché il professor Avanzi è anche primario del pronto soccorso, di un pronto soccorso dell'ospedale universitario di Novara. Prego. Beh, intanto devo dire ci sono stati due interventi su piani molto diversi. Uno un piano filosofico politico molto critico, un altro di estrema, diciamo, apertura verso questa scienza. Io sono un po' a metà strada, nel senso che sono molto convinto che l'intelligenza, quella che viene chiamata intelligenza artificiale, sarà parte del nostro futuro. Ma sono anche altrettanto convinto che ci sia bisogno di tanta intelligenza naturale, perché l'intelligenza naturale è quella che ha creato queste macchine. E noi dobbiamo, come diceva giustamente il professor Barberis, essere in grado di controllarle. Non so se qualcuno di voi, ragazzi, ha visto 2001 Odissea nello spazio. Prima hai citato due grandi capolavori, Blade Runner, per me è uno dei più grandi capolavori cinematografici. In 2001 Odissea nello spazio, per quelli che dormono, magari li volete svegliare un attimo, lì c'è qualcuno che sta dormendo, il film racconta di una nave spaziale che, con la musica di Mozart, bellissima, ha un computer di bordo che a un certo punto, che sta programmando tutto, che si chiamava, se non sbaglio, HAL, a un certo punto fa l'uomo, fa l'essere umano, si incavola con il capo con il capitano e gli combina una serie di guai, cioè proprio porta a distruzione tutto, perché era programmato, tra l'altro poi scoprono che era programmato per fare quello. E chi è che l'ha programmato non si sa, perché poi viene fuori, c'è quasi una cosa mistica, no? Forse è stato Dio, forse non è stato Dio, è stata la stele, vabbè, comunque sta di fatto che quel film però suscita veramente un grande interrogativo, la possibilità di controllare poi queste macchine. Non devono prendere sopravvento, non devono essere loro. Qualcuno ha già fatto qualche giro virtuale o reale nelle auto che parcheggiano da sole, che guidano da sole? Ebbene, tutti le hanno enfatizzate molto, ma poi si sono accorti che, siccome sono piene di dispositivi di estrema prudenza, si fermano ad ogni momento, perché basta che passi una mosca che si bloccano. Io stesso sull'auto ho un sistema per cui, se vede un passante con la telecamera, tira la cintura di sicurezza, rallenta anche se il passante è a 3 metri. Oppure la carreggiata, legge la linea della carreggiata, se io supero un ciclista perché lo vedo all'ultimo momento, questo mi sbatte contro il ciclista. Quindi io tutte le volte che accendo l'auto tolgo quella disponibilità perché la ritengo più rischiosa. La medicina. Ha detto delle cose molto belle il professor Terenziani. Questi strumenti ci possono aiutare. Attenzione, ancora prima di avere avuto a disposizione l'intelligenza artificiale, noi abbiamo avuto a disposizione delle tecnologie, per esempio gli esami di laboratorio, che ci danno delle informazioni, ci misurano la glicemia, ci misurano la pressione. Ma, io lo dico sempre ai miei allievi, attenzione a non farsi affascinare troppo dai numeri, perché i numeri sono numeri, se è collocati sul paziente il medico deve fare una sintesi tra i numeri e il paziente. Non possiamo dare ai numeri l'arbitrio di scegliere la diagnosi. Perché questo? Perché i numeri, come le elaborazioni, sono frutto di parziali visioni del soggetto, non di una visione olistica globale che la mente umana riesce ancora meglio del computer a realizzare. Quindi, bene, ma dietro alla macchina ci deve essere una donna, un uomo che hanno studiato la medicina. Questo è il mio concetto, altrimenti non si va da nessuna parte.
Il professor Panaro, che è un chirurgo che da poco è qui all'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, che viene dall'università di Montpellier, ha studiato un sistema per interventi chirurgici in cui c'è una realtà aumentata. Oltre alla telecamera del robot che ti entra nella pancia e che consente l'utilizzo di ferri, lui sul paziente riesce a proiettare le immagini della risonanza magnetica e dell'ecografia che gli raccontano dove sono i vasi, perché i vasi sanguigni non si vedono con la telecamera. Quindi lui va a colpo sicuro a prendere un pezzo di fegato senza ledere un vaso sanguigno e non fa sanguinare il paziente. Questa è una realizzazione che hanno fatto all'Università di Montpellier, da cui lui proviene, e che vorremmo venisse introdotta anche nei nostri ospedali, perché utilizzare tre sistemi così contemporaneamente è veramente molto utile. Io dico comunque, dietro la macchina, dietro al robot, c'è sempre il professor Panaro che sta operando. Tutto qui, questo è il mio commento. Grazie.